a partire dalle ore 23 fino alle ore 01. Questa sera Gennaro D'Auria anche un po' influenzato, ma insomma cerchiamo di tirarci su sempre, no? Come ben tutti quanti voi saprete, insomma abbiamo una carica molto energetica, noi insomma non ci abbandoniamo. Auguri e buon Natale a tutti voi, questa è la cosa principale. Auguri a tutte le ditte che pubblicizzano questo tipo di settore, appunto, tipo di settore pubblicitario, insomma, tutti gli esercenti, buona vendita e buoni acquisti a tutti, diciamo, gli amici che acquistano, insomma, ovviamente, tante di quelle belle cose negli ultimi tempi. Benissimo, allora, questa è, purtroppo vi devo dire, almeno per il periodo natalizio, il sottoscritto si prende alcune vacanze, anche perché anche io giustamente ho diritto di trascorrere un Natale, però insomma mi mancherà tanto Telegolfo, però cercherò appunto di presenziare appunto dopo l'Epifania, sarò qui presente naturalmente di nuovo con voi, carissimi telespettatori e telespettatrici. Quindi questa è l'ultima edizione che chiude un po' l'edizione natalizia di questo Natale, appunto 91. Allora, buonasera un po' a tutti i tecnici che si trovano qui questa sera e che veramente hanno tanta pazienza. Saluti anche a Matteo che si trova all'ospedale, insomma ha telefonato prima di trasmissione, ha detto: carissimo Antonio, il nostro cameraman, salutami Gennaro e spero che mi ha effettuato tanti auguri per il buon Natale, io contraccambio senz'altro. Ecco, era doveroso dire questo. Voglio ringraziare tutte le persone che il carissimo amico Raffaele che si trova in regia, che insomma mi ha spedito alle 3 e alle 4 del mattino a casa mia, a proposito mi sono dimenticato di dirglielo. Grazie, sperando che non si ripeti più una cosa del genere, infatti, ma non per qualcosa, perché insomma io vorrei aiutare un pochettino a tutti quanti voi, però purtroppo, diciamo, di notte, cari amici miei, pensate un po', già dopo una trasmissione del genere, insomma, fare ancora arte divinatoria è un po' assurdo, insomma. Io sto qui presente questa sera, vedrete che bella scenografia ci abbiamo, una bellissima radio. Questa è una stupenda radio, veramente, che purtroppo oggi radio come questa non se ne trovano proprio più. Le volete trovare con il lanternino? Non le trovate. Questa è una radio molto particolare, poi vi spiego dopo il perché. Comunque, andiamo a prendere la prima telefonata della serata. Auguri e buon Natale a tutti quanti. Pronto? Cosa succede? Pronto? Ciao. Buonasera. Chi è lei, per favore? Maria Grazia. Maria Grazia, da dove chiami? Da Torre del Greco. Da Torre del Greco? Sì. Che zona di Torre del Greco? Corso Umberto. Corso Umberto? Sì. Allora, Maria Grazia, amore, salute o affari? No, io vorrei sapere sul futuro. Sul tuo futuro? Sì. Ma riguardando cosa? L'amore, gli affari? No, io sono sposata. Sì. Allora, sul tuo futuro di che cosa? Perché alle carte dobbiamo... Non mi devi dire il problema. Cioè, devi scegliere una persona in particolare. Futuro della casa... Futuro, no, futuro dei della figli. Casa, perché io non ho casa, convivo con mia madre. Quindi futuro tuo, personale? Sì. Ok, della tua persona. Quanti anni hai? 19. Scusate. 19 anni. Scusate un po' i capelli stasera, proprio il freddo. Ho avuto anche il tempo di andare ad aggiustarli, comunque... Allora, senti, ma tu hai avuto un dato di separazione, diciamo? Perché vedo una lontananza. No. Vedo una lontananza. Da parte di mio marito? Sì. Vedo, cioè, che... Ma scusa, ti ho detto, io sono sposata, giusto? Sì. Ma io vedo un distacco con la persona amata. Sì. Attenzione, prego. Chiamata urgente per il numero... Piccolo distacco. 1, 5. Scusate un attimo mentre cerchiamo qui infatti di sistemare un pochettino. Ecco qua, perfetto. Queste non sono riferite a nessuno, per carità. Ma Gennaro, senti, ma è una cosa che deve accadere. Perché no. Adesso non... Sì, c'è perché tutto. Io vedo, però sì. Io vedo che tu andrai a vivere da sola. Da sola? No, scusate un attimo.
vedo un distacco, no, veramente la verità qui si vede un distacco, ma già hai avuto dei problemi con tuo marito? C'è tuo marito, me lo passi un attimo per favore? Passamelo un attimo. Sì, un attimo. Salvatore, chi è? Vediamo un attimo. Salvatore? Sì. No, no. Passami un attimo tuo marito, Sì, un scusami. attimo. Pronto? Perché deve divorziare con sua moglie lei? Ma io per adesso non c'ho nessuna intenzione di divorziare come voi. E non faccia mai una pensata del genere, perché vedo come dei momenti un po' particolari che sta attraversando lei. Vedo nel perché lei ha voluto aprire sul futuro e quindi io vedo nel futuro come un distacco. Senta, lei mi deve dire una cosa molto importante. Mi guardi bene, mi ascolta bene lei? Sì. Voglio sapere. Una cosa importante, perché qui alle volte delle donne fanno succedere i fin di mondo, diciamo, di tutta una situazione. Lei si sente un pochettino stanco ultimamente, è un pochettino depresso, un pochettino Eh ansioso. sì, perché faccio un lavoro un poco faticoso. Perché vedo un qualcosa che si sta intromettendo nella sua famiglia. Forse lei non se ne è accorto. Ha capito? Sì. Lei mi ha capito bene, dico. No, no, non ho capito E l'ultima. infatti c'è qualche persona che si sta intromettendo nelle sue cose personali. Ha capito adesso o non ha Sì, adesso ho capito? capito. Attenzione, prego. Chiamata urgente per il numero 8 Ancora devono sputare. 5. Senti, Gianna, ma questo chi è? Questa persona? È una donna, Una naturalmente. donna, è anziana, giovane. Sì, tiene una mezza età. Scusate un attimo, ancora devono spuntare più tardi, le apriamo queste qua. Vabbè, comunque adesso cerchiamo di risolvere questo, l'abbiamo risolto proprio bene. Allora, grazie un pochettino ai tecnici che risolvono questo piccolo dilemma che io ho risolto. Allora, stavamo dicendo questo. Senti, c'è una donna che si intromette in questa discussione. Sì, C'è una questo donna. l'ho capito. Ecco, e questa è la difficoltà che io trovo. È Cioè, questo che io ho detto prima, ma che è una donna di giovane, mezza anziana. età, di mezza età, di mezza età. Ma è di famiglia. È una persona, diciamo, che si trova all'esterno della situazione, però che vi controlla sempre, vi controlla, sempre. Ma vuole fare qualcosa di male? Cioè, io già vedo dei conflitti intorno. Attenzione, Però prego. vedo una donna che si Chiamata intrometterà in urgente questo per il discorso numero. e vedo il matrimonio sfasciato. Hai capito qual è il discorso? Sì, ma per adesso va tutto bene, non Sì, è lo so, però appena senti qualcosa che non comincia più a funzionare come si deve, facci una chiamata qui a Telegolf e facci sapere qualcosa, perché al limite possiamo vedere di aiutarti, insomma, d'accordo? Sì, c'è un'altra cosa. Ma non è che questa persona ci vuole fare qualcosa? Senti, ma esiste questa persona e tu lo sai benissimo, diciamoci la verità. Cioè, io penso che esiste, No, però. pensi che esiste perché esiste. Oh, Esiste, benedetto Dio, e diciamolo. esiste. Devo dire la persona? No, non me lo devi Ah, no, dire. questo io No, non lo voglio diciamo dire. che tu già sai da dove può devirare, Sì, ma diciamo. fa qualcosa di male per farci dividere, oppure è una Senti, cosa. quella è stata tutta una cosa sbagliata comunque. Cioè, perché tu amavi tantissimo tua moglie e l'ami ancora. Sei scappato di casa tu. No, no, Ti no. sei allontanato da determinate persone. Lontanato? Perché io vedo una lontananza qua. Una donna che piange. Lorenzo, facciamoci vedere la donna che piange, Un po'. per favore. No, piange. Vedi, no, un po', vedi. La vedi? Questa è una donna che piange. Chi è tua madre? Non lo so adesso, che è? Penso di sì, beh. E io l'avevo capito subito. Vabbè, comunque speriamo che non ricorrono alla magia, d'accordo? Vabbè, Ecco qua, va bene. adesso ti passo via voi. Pronto? Senti, io ti devo salutare, ma ti Sì? dico questo, cercate di essere forti, perché io vedevo qua che c'era una donna che si intrometteva nel tuo Gennaro, discorso, scusami d'accordo? un attimo se mi ti interrompo. Io devo chiedere una cosa. In casa di mia madre, dove io convivo, avvertiamo delle strane presenze. Ecco, parliamo di questo. Sì, e mia madre a volte si sente come se qualcuno le respirasse sul volto. Questo quando accade? Di Di notte? notte, sì. E
Allora prenotati più tardi perché daremo spazio ai fenomeni paranormali, perché sì. Cercherò magari di fare un esperimento, d'accordo? Verso che ora? Più tardi. D'accordo? Tra una mezz'ora, tra un'ora, quando? Mamma mia, magari verso le 6 di domani mattina, vai bene? No. Perché? Vai a letto? No, alle 6 no. Troppo tardi? Sì. Facciamo verso le 4:30, va bene? Genna, ma non mi puoi prenotare tu? Cioè che mi fai richiamare? No, non è possibile. Comunque sto scherzando. Più tardi darò il cenno, fra un'ora magari, d'accordo? Va bene. Ti abbraccio, ciao, sto scherzando, ciao. Va bene. Ciao. Infatti avevo visto in conclusione dei fatti che c'è una donna che interrompe questo circuito. Ma io comunque penso chi è. Va bene, penso abbiamo capito, però io non posso fare cognomi da qua dentro, Perché, vabbè, lo so. Perché insomma voi lo sapete che io insomma fesserei con la bocca, non ne dico perché risultano tutte vere le cose che sviluppiamo e quindi tu vabbè, già sapevi che ma c'era ma io qualcosa. Ti credo. Ma lo so, perché grazie comunque. Ciao, buonasera. Ciao, buonasera. Carissimi telespettatori, il telefono in linea, il mio telefonista Peppe Colantuono che sta all'altro lato. Insomma, questa è l'ultima edizione perché e c'è anche Raffaele, giustamente, per carità, il mio regista speciale. Questa sera tutto inguppolato, diciamo, dal freddo, si è congelato un orecchio, si è congelato parecchie cosettine. Comunque è venuto qui a farmi la regia egregiamente. No, in privato non è assolutamente fattibile la situazione. Poi abbiamo Lorenzo Mainiello che questa sera mi ha voluto onorare della sua presenza, non del suo splendido caffè, comunque... Lo salutiamo e gli facciamo tanti auguri anche a lui di un buon Natale. Vediamo un pochettino. Niente, questa è una trasmissione, più che altro, signori miei, una trasmissione che la facciamo proprio per accontentare un po' voi, telespettatori. Quindi, molto tradizionale. Pronto? Dina. Buonasera, chi è lei, mi scusi? Rosario. Da dove chiami, Rosario? Da Torre del Greco. Ma tu c'hai il compressore nel telefono? Cosa? Ah, ho capito. Alza un po' la voce, Rosario. Sì. Quanti anni hai, Rosario? 28. Che segno sei? Leone. Leone, Rosario. Rosario è il tuo vero nome? Cosa? Rosario è il tuo vero nome? Sì. Rosario è il tuo vero nome? Sì. Alza la voce. Sì. Mi ascolti? Sì. Allora, Rosario, amore, salute o affari? Cosa ti serve? Amore e affari. No, un ramo devi scegliere, Rosario. Amore. Amore. Allora. Ho capito, hai scelto sull'amore se non vado errato, eh? Esatto, sull'amore. Ecco qua, stiamo vedendo. Rosario. Sì? Sei un ragazzo un po' sfortunato a quanto pare. Sì. Perché fuoriesce qui una donna che praticamente in passato tu desideravi tantissimo e sì, che poi automaticamente ti ha abbandonato. Sì. La vedi? Sì. Ecco. Ah, tu sei rimasto un pochettino bloccato da questo settore che è successo. Sì. E diciamo non riesci più ad andare avanti come dovresti, perché anche se tu ti metti con un'altra donna, però il tuo pensiero è sempre rilegato a quello là. Comunque vedo, diciamo per l'amore sei anche sfortunato, però, scusami, Anna chi è? Anna. Sì. Boh. Ecco, perché vedo nel futuro che le cose andranno molto ma molto meglio. Speriamo. Devi solo pazientare perché fuoriesce un diagramma un po' negativo per il momento, capisci? Non hai trovato ancora una tua collisione, diciamo una tua giusta collisione, capisci qual è il discorso? Sì. Un tuo obiettivo eretto praticamente, che dovresti andare al decollo. Comunque si aggiusterà, anche se è un pochettino sbandata la situazione a livello di cartomanzia, però giustamente andrà bene questa situazione. Cioè sarai affiancato da un amore buono. Speriamo. Ti abbraccio, ciao. Ciao. Lasciamo Rosario. Allora, carissimi telespettatori, l'ultima edizione di Arte Divinatoria, perché appunto
siamo sotto le feste natalizie, il Natale è arrivato e quindi oggi 21 dicembre, se non vado errato, dopo la mezzanotte è 22 dicembre e quindi ovviamente andiamo un pochettino, cerchiamo come tutti gli anni, noi diciamo cerchiamo di essere più buoni, più calmi, ma poi passato insomma l'anno nuovo si ricomincia la vita stressante, quella di tutti i giorni, magari con molta più cattiveria, cerchiamo di essere più buoni in sostanza, lo diciamo ogni volta, ribadiamo ogni volta le solite cose, speriamo di fatto, cioè veramente in concreto fatto, cerchiamo di essere veramente più buoni. Pronto? Gennaro? Chi è lei? Sono Raimondo da Martiri d'Africa. Raimondo da Martiri d'Africa? Sì. Buonasera signor Raimondo. Lei è la prima volta che ci segue? No, non ho seguita tante volte, ma è la prima volta che telefono. Raimondo? Sì. Quanti anni ha lei? 53. 53 anni. Quindi Raimondino sarebbe, Raimondino? Sì. Lei vuole vedere sull'amore, salute o affari? Affari. Sugli affari. Sugli affari. Sulla sua attività commerciale? Sì. Eh? Sì, sì. Guardi, fuoriesce una negatività, ma lei deve ricevere dei soldi da qualcuno? No, no. Perché vedo una specie di assicurazione, non so se è un'assicurazione o sono dei soldi in arrivo, però diciamo che non è che vadino molto bene le sue cose, eh? Raimondo? Sì, sì, sì. Non è che vadino proprio in modo... Madonna mia, stasera mi sembra proprio un dilemma. Cioè, vedo che le sue cose potrebbero andare... Lei c'ha una figlia? Sì, sposata. Però le dico una cosa, è uscito un dato di negatività sulle carte. Mi dico una cosa, signor Raimondo. Sì. La sua attività non sta andando tanto bene, vero? No, va bene. Però non in modo come andava, per esempio, l'anno scorso, ad esempio. No, no, perché penso io che... vedo che, insomma, lei dovrebbe fare anche una sua scelta per un nuovo, per un qualcosa di nuovo che dovrebbe accadere. Sì. Quindi esce un po' di negatività su questo fatto qua. Però fuoriesce anche, diciamo, che le cose dovranno andare nel giusto verso. Sì. Comunque tutto bene, c'è l'annunciazione di una novità. Sì. La vede? Sì. Questa è l'annunciazione di una novità per sì. il campo, diciamo, che lei deve effettuare, insomma, il campo lavorativo. Sì. Vi abbraccio, auguri. Grazie, grazie, ciao. Arrivederci. Allora, carissimi telespettatori, noi andiamo avanti con la trasmissione. Vediamo un pochettino. Ah, dimenticavo di ricordare che se qualcuno ascolta per radio e vuole entrare in contatto con Telegolfo, deve formulare l'882 21 15. Questo è il telefono di questa emittente Telegolfo, d'accordo? Allora, andiamo avanti. Pronto? Pronto. Buonasera. Buonasera. Chi è lei? Sono Adela dei Quartieri. Adele? Dai Quartieri. Adele? Sì. Adele ha telefonato la prima volta che ci segui? È la prima volta che chiamo. La prima volta che chiami? Sì. Amore, salute o affari? Amore. Amore. Isabella chi è? Isabella? Sì. Nessuno. C'è una persona vicino a casa tua che si chiama Isabella. Mm. C'è una persona che abita vicino a te e si chiama Isabella. Oddio. E io non la conosco. E allora quando ci giochiamo? Quando ci giochiamo? Quello che vuoi, perché io non la conosco. Isabella, io non la conosco. Comunque sono sicuro che proprio abita proprio di fronte a te. No, si chiama Flora che abita di fronte a Come? Me. Flora. No, Isabella. Isabella. È una ragazza. Senti, guarda, può essere, ma io sai come io non Lucia me la... Lucia chi è? Lucia. Sì. È un'amica. Ho capito. La sorella di Lucia come si chiama? Scusami. Si chiama Anna. Va bene, aspetto un attimo.
Allora, io vedo una cosa molto particolare. Allora, hai scelto sull'amore? Sì. Senti, ti devo dire una cosa. Sì. Tu in passato sei stata molto sfortunata. Perché fuoriesce proprio, insomma, una serie di negatività proprio afflitte tramite una sofferenza d'amore con un ragazzo che tu, insomma, sei stata. Però ti voglio dire una cosa importante. Sì. Che le cose cambieranno. Cambieranno perché vedo un baldo giovane qua. Sì. Che ti vuole tanto bene. Vuole tanto bene? Sì, prossimamente vedrai che le tue cose all'anno nuovo andranno meravigliosamente bene. Ah, hai questo capito? Mi fa piacere. E a me ancora di più di te. Un saluto a tutti i quartieri, ciao. Grazie, ciao. Buonasera, buonasera. Abbiamo lasciato questa sposatrice dai quartieri di Napoli. Andiamo avanti, per favore, andiamo avanti. Allora, perfetto, andiamo avanti. Questa è la radiolina che a me è molto simpatica perché è una radio a valvole. Pronto? È pronto, buonasera, sono Stefania da Torre del Greco. Stefania da Torre del Greco, zona precisa, per favore. E non la sento. Ho detto la zona che ci chiama, da dove? A via Cavalli Rizzi. Stefania? Sì. Quanti anni hai, Stefania? 23. 23 anni? Sì. Vorrei sapere qualcosa sull'amore. Stefania, tu ti chiami? Sì, perché? Perché non mi... cioè, mi oscilla la mano. È vero, comunque. No, guarda, Stefania, perché se mi dici il nome è sbagliato... No, 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 assolutamente. È per te, insomma. No, assolutamente. Allora... Attenzione, prego. Precisi, Stefania. Chiamata urgente per il numero 8 8 precisi? 2 2 non sento. 1 1 5 Stefania? Sì. Quanti anni hai? 23. Allora, no, io non mangio. No, non con te, Ah. Allora, no, 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 sto facendo le carte, non posso sentire altre cose. Allora, infatti, no, stavo ridendo perché hanno messo l'albero di Natale all'altro lato, quindi comunque, vabbè. Ah, un saluto al vampiro di Ercolano che mi sta ascoltando per... Perché ridi, scusa? Io no, ho fatto un colpo di tosse. Cerca di non farlo, ho pregato tutti quanti di comprare il bronchenolo. Senti, voglio sapere una cosa. Sì. Qui esce una vita molto traumatica, la tua, Sì, vero. Molto traumatica. Sì. Perché non sei stata capita. Vero. Purtroppo. Perché tu hai un carattere molto, ma molto particolare. Sì, sono molto chiusa. Però sei molto timida. Sensibile. Sì. Hai capito? Lella sì. Chi è? Lella. Sì. No, nessuno. Chi è Lella? Non la conosco. Lillo, c'è un Lillo. Lillo, scusami, Lillo, Lillo, chi è questo Lillo? È un ragazzo che ho conosciuto in Sicilia. Ti piace Lillo, eh? Sì, perché? No, perché è uscito e io non riuscivo a individuare questo nome strano, cioè io pensavo era Lella. No. Lelli. È un nome Lilli. Tipico siciliano. Lillo, sì. Lillo, infatti vedevo Lillo, Lilla, Lella, Lilla, Lillo, vabbè. Non riuscivo bene a sviluppare questo nome. Vabbè, comunque, sì. Una cosa è importante, la cosa fondamentale, guarda, qui è uscito un angelo. Devi stare attento che una persona ti potrebbe ingannare, capisci? Sì, sì, sì. Sì. Una persona ti potrebbe ingannare. Sì. Perché questo Lillo stava a Catania. Messina. Vicino, insomma. Sì. Vedo la sua abitazione, è numero 77? Col 7, non mi ricordo. Sì, 77 era 372, 377. Non mi fare incavolare, io vedo 77. Sì. Era il 77, no 300. Sì. Era il 77. Sì, sì, il vecchio numero civico, sì. Oh, benedetto Dio, perché mi dite le bugie? Poi dite che io mi innervosisco, insomma. Il 77 doveva essere il numero vecchio. Sì. Chi è morto?
Chi è morto? L'abbiamo spenta, non vi preoccupate. Morto un amico di famiglia. Lo vedo. Spegnete tutte le luci, facciamo un esperimento. Muovetevi invece di mangiare sempre! Benedetto santo Dio. Vediamo che cosa è successo. Ah, scusami, io non mi sono permesso. Posso fare un esperimento? Ma io devo attaccare però perché... No, non attaccare assolutamente! Non posso. Signori miei, purtroppo terrore in frequenza. Purtroppo ho avuto una paura tremenda questa carissima telespettatrice che, diciamo così, purtroppo ci ha lasciato, cioè ci ha lasciato televisivamente. Un saluto, come dicevo, al vampiro di Ercolano. Pronto? Allora. Mentre loro si... gli amici che ascoltano per radio, 882 21 15, il nostro telefono, d'accordo? Signori miei, guardate, io sto tutti sabato qua a Telegolfo, naturalmente sulle frequenze 09 in VHF terza banda. Coloro che vogliono vedere bene il nostro segnale devono comprare un'antenna di terza banda, canale G, e così verrà servito in ottimo stato il segnale. Pronto? Allora, vediamo un pochettino di mettere a posto queste cose. Allora, carissimi telespettatori e telespettatrici, vi ricordo che questa trasmissione, appunto per l'edizione natalizia, è l'ultima trasmissione per il momento. È l'ultima perché, giustamente, anche io ho tanti impegni e vi voglio lasciare con la pace del Signore a tutti quanti voi, giustamente. Poi se ne riparla dopo l'Epifania. Allora, vediamo un pochettino dalla regia se possono mandare i consigli per gli acquisti, magari, perché è anche giusto se non è pronta la telefonata. Vediamo un pochettino. Pronto? Buonasera. Chi è lei? Sono la signora Concetta. Da dove chiama? Via La Maria. Signora Concetta, Via La Maria. Amore, salute, affari. Affari. Concetta? Sì. Luigi chi è? Beh, un cugino. Gianni chi è? Antonio chi è? Un altro parente, un cugino. Ludovico chi è? Non lo perché conosco. Perché vedo una persona che dovrà arrivare. Può darsi, comunque attualmente non lo conosco. Sì, infatti esce che dovrà avvenire sotto le festività. Senta signora, sugli affari? Sì. Signora, ma lei è andata già da una cartomante? Non adesso, parecchio. Perché vedo parecchio. Che c'è una cartomante qui nella sua vita. Sì, ma non adesso. Ercolano cosa c'entra? Come? Ercolano. No, mai andata Ercolano. No, sempre. Ercolano cosa c'entra in questa vicenda? Non lo perché so. Perché vedo Ercolano, San Giorgio.